Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata di Behind Data Podcast. Questa puntata è una puntata molto particolare per diversi motivi. Innanzitutto per l'ospite che è l'altro data podcaster italiano, anzi il primo e la persona che ha fatto partire un po' questo trend dei podcast in Italia, ovviamente a tema dati perché i podcast esistevano già. E secondo motivo è perché sarà l'ultima puntata della stagione, proprio perché il podcast lo freneremo un attimo per ripartire poi a settembre-ottobre ancora in modo più professionale con, diciamo, nuove risorse, nuove idee e di tutto un po'. Quindi io direi di iniziare subito con la sigla. Stai ascoltando Behind Data, il podcast di Data Pizza, in cui si scopre il dietro le quinte delle professioni del XXI secolo. Io sono Pierpaolo. Io sono Alessandro. E oggi siamo qui con Giuseppe Dejan Lucido. E non so se questa persona ha bisogno di presentazioni proprio perché che nell'ambiente della statistica, data science, è molto molto conosciuta. E quindi io direi, piuttosto che andare a dire mille cose riguardo a Giuseppe, lascio a lui la parola in modo che si presenti e introduca un po' la sua carriera, perché lui è molto giovane ma ha già fatto un sacco di cose, quindi non vedo l'ora di un po' sentirlo dalle sue parole. Ciao a tutti, grazie mille ragazzi per l'introduzione, veramente troppo gentili, anzi vi sono grato per questo invito e anche diciamo ho l'onore di chiudere appunto questa prima stagione del podcast di Data Pizza. È un onore per me essere qui e comunque mi fa molto piacere. Per chi non mi conosce, sono Giuseppe Dejan Lucido, sono uno statistico, diciamo, di formazione. Ho studiato a Palermo statistica per l'analisi dei dati alla triennale e scienze statistiche alla magistrale. Dopo la laurea ho cominciato a lavorare subito nel mondo della ricerca come data scientist, come supporto ai ricercatori, soprattutto nella branca della biologia e della medicina in senso lato. Quindi ho lavorato proprio nei dipartimenti dell'Università di Palermo e in vari progetti. Parallelamente ho vinto anche un bando per lavorare in ospedale come data manager statistico sanitario per un anno, sempre per un altro progetto di ricerca. Lo gestivo completamente da remoto prima che fosse ancora di moda, era il 2019. Quindi riuscivo a fare sia l'una che l'altra cosa. Sempre parallelamente a tutto questo, per arrotondare, ho sempre fatto un po' di lezioni private di statistica a studenti di tutte le facoltà, perché sappiamo che la statistica ormai si studia in tutte le facoltà, però fondamentalmente non piace a nessuno. Molti la trovano anche complicata e quindi c'è molta richiesta anche proprio di ripetizioni di statistica, quindi diciamo arrotondavo abbastanza bene, ecco. anche facendo qualche consulenzina così piccolina a professionisti, o anche aiuto tesi, no? Dopo il mio podcast, di cui magari parliamo dopo, sì, sì. Giuseppe Gullo mi ha reclutato in Profession AI per registrare videocorsi statistica descrittiva e statistica inferenziale. Quindi attualmente sono anche coach di statistica in Profession AI. Infine, dallo scorso ottobre, da ottobre, lavoro a tempo pieno in una startup innovativa che opera nel settore discografico. In questa startup sono il responsabile di business e strategie legate ai dati e pianifico anche tutta la parte tecnologica, cioè tutto quello che riguarda l'infrastruttura, gli strumenti e le tecnologie che vengono usate nel business. Per dirlo un po' alla LinkedIana, sono qualcosa tipo Head of Data and Business Intelligence, ma sono anche e soprattutto un data scientist sul campo, perché alla fine nelle startup, diciamo, nate, cioè neonate, è difficile che un Head of Data di riga e basta, no? Si deve sporcare anche le mani. E poi quindi collaboro anche con le figure di business, che sono quelle che hanno maggior domain knowledge, okay? Come si dice, competenza nel settore, sia con un full stack developer con cui appunto pianifichiamo e creiamo le infrastrutture tecnologiche, un'app, una web app che è attualmente in closed beta e così via. Questa è, diciamo, in breve la mia carriera degli ultimi 4 anni. Sì, mi sono laureato nel 2018, fino al 2018, e fino ad oggi ho fatto questo. Allora Giuseppe, tu sei comunque giovanissimo, cioè anche se hai questa carriera 4 anni appunto, e ci hai raccontato proprio anche quando ci siamo conosciuti di persona, perché oltre ad essere ospite del nostro podcast siamo anche amici, ci siamo visti di persona, ci siamo visti a Milano, e ci hai raccontato un po' della tua storia professionale, come hai appunto fatto questo riassunto qua, e mi sei da subito
sembrato una persona molto molto sveglia, che si muove bene nel mondo del lavoro, sa cosa vuole, non una persona che esce dall'università e diciamo si becca tra virgolette l'inculata, nel senso una persona che sapeva dove andare, sapeva quello che voleva e ha ottenuto poi effettivamente quei risultati nel breve termine. Quindi ti volevo chiedere, come ti sei mosso? Quali sono stati i tuoi ragionamenti che ti hanno portato a fare questi passi un po' non convenzionali, magari per uno studente che si affaccia al mondo del lavoro da zero, partendo dall'università, che anche l'università non è che ti dia tutta questa propensione a essere scaltro e veloce nel mondo del lavoro. Anche perché, se devo aggiungere qualcosa, tu sei partito da Palermo, che non è proprio il centro del mondo dell'intelligenza artificiale, statistica, tech. Cioè, non penso ci sia molto di tutto questo, quindi è un plus anche, diciamo, il punto di partenza sfavorevole. Ok, innanzitutto è saltata la copertura, hanno scoperto che siamo amici, io non lo volevo dire, però, ovviamente sto scherzando. No, comunque, grazie appunto per quello che hai detto, Alessandro. Sì, come diceva Pierpaolo, appunto, sicuramente la Sicilia non è tutto questo grande, la Sicilia in generale, ma Palermo, diciamo, a maggior ragione, di più rispetto a Catania, non è tutto questo gran centro proprio per i mestieri del XXI secolo, ok? Quindi è vero che subito dopo la laurea in Sicilia ti devi sbattere un po' prima di trovare un lavoro, o comunque un lavoro vero, tra virgolette. Quindi, allora, in realtà, che forse è una cosa che mi rimprovero, però neanche tanto, io durante l'università pensavo che il mio lavoro fosse studiare, quindi studiavo, mi davo gli esami, e finiva lì, cioè guardando quello che state facendo voi alla vostra età, comunque durante il percorso di studi, ho un po' di invidia nei vostri confronti, perché avrei voluto farle io certe cose alla vostra età mentre studiavo, mentre invece, diciamo, finivo di studiare e mi divertivo. Va bene pure così, non me ne pento in realtà, ok? Però è lodevole quello che state facendo voi, quindi io consiglio di fare più qualcosa come state facendo voi, che laurearsi, diciamo, molto, magari molto velocemente, e poi iniziare ad entrare nel mondo del lavoro subito dopo la laurea, senza aver fatto un po' qualcosa prima, ecco. Quindi, vabbè, detto questo, a parte gli stage, quelli universitari, comunque non contano, tra virgolette non contano, anche se sono magari anche esperienze fighe o di rilievo, mi sono laureato e subito ho cominciato a cercare lavoro nei principali portali, appunto, di lavoro. Possono essere, vabbè, i classici, vabbè, Indeed, tutti questi qui, Glassdoor, insomma, stavo cominciando un po' a tastare l'ambiente. Però dal momento che comunque a Palermo non c'è tutto questo tessuto aziendale, comunque non c'è tutto questo terziario per... diciamo terreno fertile per i data scientist, per gli statistici, di solito chi si laurea da queste parti punta un po' su enti di ricerca o altri enti come appunto centri di ricerca, per esempio il CNR, o laboratori universitari o ospedali. Di certo gli ospedali non mancano a Palermo, quello sì, che periodicamente appunto pubblicano dei bandi per borse di studio, contratti di collaborazione, comunque contratti a tempo determinato, e infatti mi sono buttato subito lì, abbastanza con successo, perché sono riuscito a prendere un po' da tutti questi enti. Infatti lavoravo sia all'università che all'ospedale, essendo comunque non impegni completamente a tempo pieno, quindi si potevano gestire anche più contemporaneamente. Comunque, diciamo che la mia... diceva Alessandro, come hai fatto, diciamo, qual era la tua mentalità per non beccarti, diciamo, la fregatura, no? Allora, io da sempre ho sempre avuto il pallino che non mi sarei mai fatto sfruttare sul lavoro, ok? Cioè, non avrei mai accettato offerte sotto una determinata soglia, che magari può essere anche, non lo so, spocchioso come comportamento, ok? Però... comunque un laureato magistrale è una persona che magari non ha esperienza in azienda, non ha esperienza sul campo, però è una persona che secondo me merita rispetto. Secondo me, mi sono trovato a rifiutare anche offerte appunto ridicole,
proprio dicendo alla recruiter o comunque a chi di dovere che quell'offerta non mi sembrava congrua con il mio percorso di studi e che comunque, ma in generale erano pure offerte probabilmente illegali, ok? Quindi al limite della denuncia. Quindi comunque mi sono trovato a rifiutare certe circostanze. Secondo me questo comunque mi ha aiutato un po' a tenere l'asticella alta e a trovare sempre delle situazioni a me favorevoli, ok? Potrebbe essere così, comunque questa è comunque è aneddotica come cosa, però era una questione di orgoglio mio. Io mi sono sempre detto, allora io non voglio partire subito, perché tutti dicevano no, appena ti laurei devi subito partire, andare a Milano perché solo a Milano si lavora, però comunque guardando i dati, con la statistica, con la data science si lavora un po' ovunque, no? Quindi ho detto no, io prima voglio provare a lavorare a Palermo, anche perché secondo me c'è la possibilità, guardando un po' nei vari portali, le offerte c'erano, i bandi pubblici c'erano, cioè ce ne ho provati diversi in diversi enti, e comunque poi effettivamente è stato così. Sono riuscito quindi a lavorare a Palermo fin da subito, fin da neolaureato. Tra l'altro volevo anche sottolineare il fatto che il fatto di non lavorare subito in azienda, quindi di non andare alla grande città a lavorare per l'azienda X o per l'azienda di consulenza o per la Big Four, no? Questo qui non è vero che è un diciamo un aspetto negativo, cioè non viene valutata secondo me negativamente la cosa. Un po', allora posso dire la verità, un po' di forse qualcuno storce il naso quando dici di aver lavorato in ricerca oppure in enti pubblici o in enti semipubblici rispetto a chi ha lavorato in azienda, però comunque almeno per la mia esperienza dai laboratori di ricerca è uscita anche qualche pubblicazione scientifica peer reviewed che porta il mio nome sia come coautore che come contributors in alcune di queste, come contributore, no? Quindi comunque diciamo anche a parte che mi sono dovuto impegnare forse un po' di più per trovare più lavori contemporaneamente che possano matchare fra di loro e comunque gestire più cose, quindi ho fatto anche una mia esperienza di gestione del tempo, di una gestione diversa che non hai se ti assumono per esempio direttamente in un'azienda già full time, 8 ore al giorno e così via, quindi ho fatto un po' anche il freelance così a... No, interessante, cioè è super interessante proprio perché si pensa che dopo l'università uno debba partire come un razzo, fare tutto a tappe prestabilite, quando in realtà spesso la scelta intelligente è proprio capire in base alla propria persona cosa si addice di più a te. Magari c'è la persona che preferisce una carriera molto lineare in una grande azienda e quindi ha senso che si trasferisca magari a Milano a spendere un sacco per l'appartamento con uno stipendio molto basso all'inizio, perché la sua felicità è data da una carriera soddisfacente ai piani alti di una multinazionale. Allo stesso tempo ci sono persone che hanno tutti altri valori, ma che non per questo devono essere penalizzate poi nella scelta di un percorso di vita. La cosa importante, secondo me, poi consiglio da persona che poi non ha affrontato questo percorso come l'hai affrontato tu, è quello di riflettere molto su cosa si cerca al di là del lavoro, e poi di capire come il lavoro può supportare quella che è una sorta di lifestyle che tu vuoi ottenere. Nel senso che se a me piace svegliarmi, mettermi in giacca e cravatta e andare a fare le riunioni aziendali, va benissimo. Cioè sono il primo che direbbe vado a Milano, nell'azienda col palazzo più grosso, e faccio vedere che valgo. Magari un'altra persona preferisce lavorare col laptop da dove vuole ed è contento così. A quel punto deve farsi delle domande e non seguire un percorso standard, magari imposto da dei criteri della società, di una società molto più statica che era quella di magari 30 anni fa. E questo, diciamo, da un lato è difficile dal mio punto di vista, proprio perché comunque la società non cambia da un giorno all'altro e gli step mentali ci vengono imposti fin da quando siamo bambini. Dall'altro lato, un po' con internet, con tutto quello che abbiamo a disposizione, è molto facile nel XXI secolo venire a contatto con esperienze diverse e un po' aprire gli occhi verso nuovi orizzonti o comunque percorsi meno convenzionali. Esatto, diciamo che questo percorso non è assimilabile, di cui parli tu, non è assimilabile a tutti i lavori,
in senso lato, però ovviamente mettendosi in una posizione in cui ha un background magari statistico, informatico, data science, è molto molto più semplice che fare uno switch clamoroso da una persona che magari è laureata in ingegneria edile o che deve lavorare per forza sul posto. Fare questo switch sicuramente di carriera è sicuramente più difficile, poter scegliere dove, come, in che modo, incravattato, non incravattato, in spiaggia, come lavorare. Quindi sì, anche il background fa molto. Poi le scelte di vita e le scelte professionali, puoi cambiare completamente quello che fai nella maniera più radicale possibile da qualsiasi tipo di background. Quindi volere è potere anche in questo caso. Sì, ne abbiamo sentite di ogni di tutti i colori in questo anno di Data Pizza. Cioè gente che ha fatto gli switch di carriera più assurdi, e ovviamente magari ti sembrerà di dire perdo un anno, perdo 6 mesi a studiare, però se uno ha una mentalità, diciamo, aperta al cambiamento, poi quell'anno della tua vita condiziona i prossimi 60, e quindi magari uno ci fa un pensierino a investirlo in un modo, diciamo, in questo modo. Sì, assolutamente. Tra l'altro poi spesso nei laureati si consiglia proprio l'ambiente della consulenza, perché è molto dinamico, perché si fanno tanti progetti, no? Quindi si fa molta esperienza. Però posso dire che anche nella mia esperienza, comunque fatta in laboratori universitari, anch'io ho avuto l'opportunità di lavorare a tanti paper molto diversi tra di loro, in ambiti anche molto diversi fra di loro, dall'ecologia marina alla medicina, alla genomica, alla chimica, quindi studiare parametri chimici. Quindi comunque anche facendo qualche consulenzina nel tempo che mi restava, tra virgolette, anche aiutando altri professionisti, mi è capitato di fare consulenze per esempio a dentisti, per dire, no? O a farmacisti in ricerca e così via, facendo tutti tanti tipi di progetti del genere. Comunque anch'io mi sono fatto la mia base di esperienze diverse per capire anche un po' quello che mi piace e quello che non mi piace. Infatti, nonostante il mondo della ricerca scientifica sia bellissimo, io sono anche un appassionato di scienza, cioè un grandissimo appassionato di scienza, quindi il lavoro di ricerca scientifica in termini di lavoro pratico è veramente veramente bello, soprattutto per le persone curiose. Però il lato oscuro è la ricerca in Italia, che lo sappiamo tutti bene, non mi andava molto a genio. Quindi principalmente, una volta capito questo, ho cominciato... Sì, parliamo di ricompensi economici, per chi non l'avesse capito. Ma guarda, non è proprio... sì, anche quello, però cioè, è anche dove ti porta la ricerca scientifica. Perché in Italia fondamentalmente la ricerca scientifica tu la fai se magari sei orientato verso un dottorato e se poi vuoi diventare ricercatore all'università. Mentre, diciamo, che sono comunque percorsi, diciamolo, lunghi, tediosi, spesso comunque con stipendi sotto la media per le qualifiche che ha magari uno statistico o un data scientist, che magari sì, diciamo, funzionano nel lungo termine, però comunque dopo tanto tempo, cioè a livello di costo opportunità, secondo me non sono l'ottimo, ecco. Quindi a me questa cosa non mi andava molto a genio, perché comunque a livello di compensi, mischiando un po' di lavoro lì, un po' di lavoro lì, un po' di consulenza privata, un po' di lezioni private, comunque ho sempre portato a casa la pagnotta, anche abbastanza sopra la media per i miei anni di esperienza, per essere un neolaureato. Lo dico chiaramente, penso che mediamente nei primi 2 anni e mezzo di lavoro, proprio a livello di netto, portavo a casa almeno 2.000 al mese, ok, sempre puliti ogni mese, cosa che comunque nell'azienda di consulenza non fai, perché l'entry level entra con 25k di RAL, no? Più o meno, quindi sì, prendi 2.500-1.600, vabbè, più benefit, buoni pasto, quello che è, però se ti stai pagando la casa a Milano praticamente te li sei bruciati, quindi alla fine ok, magari non avrò versato tutti i contributi perché erano borse di studio, erano contrattini così, però anche sti cazzi, cioè voglio dire, all'inizio a 25 anni se non versi un anno di contributi IMSS non fa niente con una laurea del genere, ok? Cioè ti aspetti comunque di lavorare altri 30 anni ad alti livelli, quindi va bene. Quindi questo, comunque detto questo, non mi andava a genio il mondo della ricerca, perché a livello proprio di costo opportunità,
Quindi ho cominciato ad approcciare il mondo più corporate, no? Questo l'ho fatto cominciando a curare il mio profilo LinkedIn, no? Che esatto, domanda così... successiva. La domanda era proprio questa. Tu ci hai anticipato proprio a livello di personal brand, metterci la faccia online, perché sicuramente questo ti ha dato un po' anche un boost, perché nel senso tu sei qui, magari altre migliaia di persone che hanno fatto il tuo percorso in Italia non hanno una community dietro, che non hanno, diciamo, messo la faccia online nel modo in cui l'hai fatto tu. E quindi volevo chiederti proprio di raccontare come l'hai deciso, perché l'hai deciso, se è stato naturale, se è stata una scelta, se è stata un'esigenza. Dici un po' tu un attimo come l'hai vissuta. Allora, dicevo, questo per ricollegare, per fare un ponte fra le due domande, no? Quindi la ricerca di lavoro e poi il metterci la faccia e fare dell'altro, comunque avere una presenza online. Prima di tutto ho deciso appunto di curare il profilo LinkedIn, che comunque tra tutte le piattaforme, quelle che ci sono di lavoro, penso che sia quella necessaria ma anche sufficiente, nel senso che LinkedIn secondo me si deve avere, e se hai un profilo LinkedIn, comunque se cerchi lavoro su LinkedIn puoi anche fare a meno di tutte le altre piattaforme, che siano Glassdoor, Indeed, queste cose qui, perché su LinkedIn diciamo ce n'è per tutti, no? E lavorare lì dentro, cioè capire come funziona LinkedIn, come approcciare anche gli altri, come fare rete, secondo me questo è appunto già è abbastanza, se non di più, ok, per trovare un buon lavoro. Quindi ho cominciato a curare il mio profilo LinkedIn, da lì ho cominciato a vedere gli annunci di lavoro delle, magari delle grosse aziende, ho cominciato a vedere tutta la roba che chiedevano, che comunque forse già ne avete parlato in qualche episodio precedente. Gli annunci su LinkedIn sono qualcosa, paura, sono tipo dei dizionari o delle enciclopedie, che spesso sono indirizzate ad un team di data scientist e non a un data scientist solo, però magari il novizio come ero io prima queste cose non le sapeva, chiedono tutto questo per andare a lavorare in azienda. Io sono uscito l'altra volta all'università, ho 2 anni di esperienza, però molte di queste cose non le so, quindi ho detto mi devo mettere al passo prima di poter fare il cambio, no? Quindi prima di poter passare dalla ricerca all'azienda, allora ho cominciato, quindi vedevo proprio quello che chiedevano dentro negli annunci di lavoro, quindi vedevo Python, io sono, vabbè, ormai si sa per chi mi conosce, sono appassionato di R, no? Quindi comunque mi sono studiato Python, mi sono studiato SQL, mi sono studiato almeno anche, mi sono informato, ok, sui principali ambienti cloud, su Google Cloud, su AWS, quindi su come funzionano, su cosa permettono di fare. Mi sono fatto qualche corso su Coursera, che comunque, cioè se non paghi 10-20 euro, alcuni sono pure gratis, ok? Quindi ho cominciato a tastare il territorio, poi ho capito che era veramente un mare di roba, ho detto è impossibile che io riesca a fare tutte queste cose, quindi probabilmente non è questo che serve, ma serve comunque un'infarinatura generale, poi l'esperienza si fa in azienda, no? Ed effettivamente è stato così. Allora poi ho detto, sia tra quarantena tipo di inizio 2021, c'è il coprifuoco, c'è veramente una situazione terribile, sia tra... la noia appunto di stare in casa, sia per questa curiosità anche di capire come funzionassero le cose in azienda, allora ho deciso di lanciare il mio podcast, ok? Un podcast basato sui dati, che si focalizzasse proprio sulla professione del data scientist dentro le aziende, in realtà anche fuori dall'azienda, anche in diversi settori, per capire appunto, per sapere direttamente da professionisti con tanti anni di esperienza quali erano le skill richieste, su cosa focalizzarsi principalmente per arrivare al top, no? Perché comunque una cosa è vedere gli annunci lavoro, una cosa è che te lo dicono direttamente i professionisti su cosa devi focalizzare, no? Quindi io il podcast l'avevo fatto un po' per me, no? Per avere una scorciatoia, per capire quali erano, quali erano le cose sulle quali focalizzarmi, e a che c'ero comunque. Facendo un podcast era un modo anche per fare divulgazione, che comunque a me l'idea della divulgazione mi è sempre piaciuta. Io sono proprio, io seguo molti divulgatori scientifici, comunque di diverse discipline su YouTube. Comunque mi è sempre piaciuto questo mestiere, tra virgolette, no? Quindi ho detto, ma con la scusa imparo io delle cose e nel frattempo le divulgo. E poi, parliamoci chiaro, dico una cosa un po' impopolare, ma che poi comunque bene, ne sarete accorti anche voi. Qual è il modo migliore per chiedere un'ora di consulenza ad un professionista, un'ora del tempo di un professionista,
senza, diciamo, uscire un euro, quello con la scusa del podcast, no? Quindi vuoi venire all'intervista, nel frattempo gli chiedi di tutto e di più, e ti sei fatto un'ora che praticamente vale come 20 ore di corso su Udemy, con la scusa del podcast praticamente non hai pagato nulla, cioè è tanto, tutto di guadagnato. Poi la cosa bella del podcast è che comunque, e voi lo sapete meglio di me perché avete una community grandissima, è che si crea appunto la community. Quindi sì, a parte tutti i messaggi di ringraziamento che ti arrivano, che quello vale il prezzo del biglietto, ok? Cioè tutto l'impegno che tu ci metti nel montare, nel contattare gli ospiti, nel preparare la scaletta, nel setappare qua il microfono, le luci, la cam, l'inquadratura, il montaggio, tutto questo. Cioè tutto questo vale soltanto quel messaggio che ogni tanto ti arriva: grazie per tutto quello che fai, mi sei molto d'aiuto e così via. Cioè questo veramente vale tutto al di là dei vantaggi palesi che ti porta. Penso che anche voi arrivino vagonate di messaggi per tutto quello che fate, perché voi fate veramente un lavoro eccezionale, ve l'ho sempre detto. Ah, una cosa volevo dire a proposito appunto della presenza online, volevo citare per questo modo anche che c'è di trovare il lavoro, che poi in questo modo il lavoro non è che lo trovi, ma lo attiri, ok? Sì, importante. Volevo citare appunto Naval Ravikant, che è vabbè, un angel investor della Silicon Valley. Felicissimo. Sì, molto, super molto fan. Sì, conosco, so per certo che lo conoscete, perché tra l'altro Pierpaolo ha fatto pure un video di unboxing del libro di Naval Ravikant, no? Volevo citare appunto la sua definizione di fortuna, che in realtà lui la distingue in quattro tipi di fortuna. La prima fortuna è la fortuna cieca, no? Quello, il colpo di fortuna, il biglietto della lotteria, quello che noi chiamiamo la buona sorte, no? Che è, diciamo, la botta di culo, chiamiamola così, quello che è una cosa che ti succede fuori dal tuo controllo. Che questo c'è, va bene, quando c'è può capitare, bene se capita, però nessuno ci dovrebbe fare affidamento sul colpo di fortuna, sul biglietto della lotteria. Poi c'è il secondo tipo, è diciamo un'escalation questa, il secondo tipo di fortuna è la fortuna, è quando tu massimizzi le probabilità di avere la botta di culo, cioè è la fortuna che arriva attraverso il lavoro duro, la perseveranza, l'impegno, l'azione, no? Il fatto di fare cose, cioè è come giocare in un laboratorio di chimica con i reagenti fino a quando non esce la pozione magica, no? Poi c'è il terzo tipo di fortuna, che è quella fortuna che voi riuscite ad avvistare perché siete diventati bravi in quello che fate. Cioè avete acquisito tanta conoscenza del vostro settore che quando c'è la fortuna nell'aria, voi sapete che quella lì è diciamo una fonte possibile di botta di culo e quindi vi ci buttate prima degli altri, quello che gli altri non vedono, no? E infine c'è l'ultimo tipo di fortuna che praticamente è quando ti costruisci un brand, una personalità, comunque una figura riconoscibile, che fanno in modo che la fortuna ti trovi. Cioè non sei tu a cercare la fortuna, ma è la fortuna a trovare te. O magari che la fortuna degli altri diventa anche la tua fortuna. Perché magari ti sei fatto una rete così tanto grande, che se magari qualcuno ha, che ne so, una botta di culo, ha ricevuto 1 milione di euro di finanziamenti da un investitore, magari viene a cercare te perché sa che tu sei bravo a fare la tua cosa e quindi ti include nel progetto, quindi la fortuna sua diventa la tua. Cioè c'è l'esempio super, super interessante secondo me, tipo del palombaro che va sotto il mare. Se tu sei il palombaro più forte che ci sia sulla faccia della terra e c'è un tesoro che solo tu puoi prendere, ma lo trova un'altra persona, verrà da te e tu avrai trovato comunque un tesoro senza effettivamente aver avuto la botta di culo, ma essendoti costruito una skill. E penso che questo funzioni benissimo proprio nel mondo del lavoro, cioè il fatto di fare cose, anche come avete fatto voi il podcast, come ho fatto anch'io comunque, ha fatto sì che comunque Giuseppe Gullo mi contattasse dopo l'episodio del podcast che ho fatto con lui, mi contattasse per fare il coach di statistica, perché poi parlando così, chiacchierando, ah, ma tu hai fatto lezioni private, hai fatto lezioni all'università di statistica, che mi è capitato di fare lezioni all'università, perché non vieni a fare il corso di statistica? Quindi una cosa che io non avrei mai saputo, perché non avrei mai conosciuto Giuseppe Gullo senza il podcast, ma anche il fatto che poi tra di noi ci invitiamo a vicenda, no? Ci conosciamo, ci andiamo a prendere una birra ai Navighi, come è successo ad ottobre. Cioè questo fa sì che comunque tutte queste interazioni prima o poi portano a qualcosa. Questa secondo me è la chiave di tutto, questa è la chiave di volta. Sì, no, anche è vero, perché il podcast anche per noi ha portato tantissime interazioni con persone assurde, anzi, se devo dire è proprio
la scelta che farei mille volte e la cosa che porterei avanti anche se non ci seguisse nessuno o se prendessimo 5 like a episodio dove essero in 20, perché veramente a livello di network, a livello di persone che conosci, a livello di persone a cui puoi arrivare, anche solo a livello di persona a cui scrivi su LinkedIn a caso e da cui nascono mille opportunità e sono successe con Data Pizza, quindi non sono cose infondate, è veramente assurdo. E poi anche tutta l'umanità che crea una collaborazione del genere, proprio da una chiacchierata, da un podcast, anche le amicizie poi che si creano. Si sono create tante amicizie con tanti ospiti che sentiamo ancora, cioè li sentiamo proprio, ci parliamo, ci aggiorniamo come va, anche a livello di collaborazioni future, è veramente assurdo, anche perché, diciamocelo, le persone che poi si espongono in Italia sono ancora pochissime. Sì, c'è un territorio che non è per niente esplorato. Esatto. E in cui veramente facendo poco, non avendo standard di qualità altissimi, si può arrivare alle persone in una maniera fantastica. E appunto questo feedback poi continuo che ricevi è stupendo. Tante persone anche ci scrivono proprio su Data Pizza che ci hanno scoperto per il podcast, gli piace tantissimo il podcast, quindi anche quello torna molto del rapporto umano che forse con altri social come può essere Instagram o un TikTok non c'è. Non c'è il ritorno della persona, non c'è tutta quell'empatia che si crea, quindi è assolutamente la cosa di valore che si può fare sui social. Parlare di qualcosa che interessa principalmente a te, come è nato da te, da un tuo bisogno di parlare con professionisti, ma che può essere utile a tantissime persone come te, perché ovviamente i tuoi interessi sono quelli di altre mille persone e, come si diceva un po' a scuola, fai la domanda che interessa a tutti. Sì, no, che poi tra l'altro un collaterale di tutto questo, del network principale che si viene a creare, tipo nel mio caso di Data Driven People, no, che c'è la community Telegram, il gruppetto dove le persone si scambiano consigli, io che condivido materiale che trovo utile online e così via, poi si scopre che si vanno creando anche delle sottorreti, cioè persone della tua rete che si mettono in contatto fra di loro e creano a loro volta delle reti. Infatti poi anche in Provision AI, un altro coach fortissimo che adesso è in Provision AI è Gianluca Malato, un altro, cioè il primo ospite del mio podcast. Quindi alla fine anche due più ospiti del mio podcast si sono anche incontrati fra di loro e hanno creato delle cose. Questa è una cosa fighissima se ci pensate, perché poi comunque gira e rigira, cioè si sono incontrate anche per te, senti anche una... Non so, è una cosa bella. Cioè... È verissimo. Creare connessioni, creare qualcosa che non c'era prima è veramente assurdo. È una sensazione anche bellissima proprio instaurarle e sai che è nato da qualcosa di tuo. A proposito di iniziare, ecco, facciamo questa domanda un po' del tuo 01 nel mondo startup. Allora, tu adesso ti sei messo bene in gioco, diciamo, con qualcosa di veramente complesso. Come una startup, quindi costruire da zero, quindi sempre nel mondo data, raccontaci un po', ovviamente sappiamo che non puoi scendere nei particolari più oscuri, però raccontaci proprio come è stato a livello emotivo, come è stato il percorso, quali sono state le difficoltà, che immagino ce ne siano state e ce ne saranno ancora molte. Ci sono. anche perché ricordo il momento in cui tu dovevi trasferirti a Milano e avevi scelta tra lavoro, chiamiamolo classico, e lavoro startup, quindi anche lì secondo me c'è molto da dire. Sì, allora... diciamo, questa è una bella domanda, diciamo, tante cose da dire, cercherò appunto di stringere un po' il sugo. Al momento di decidere avevo ricevuto un'offerta da un'azienda di consulenza abbastanza famosa a Milano, lavoro in sede. Parallelamente questa startup veniva costituita, la startup non è mia, comunque ci sono degli investitori dietro questa startup, che ripeto si opera nel settore discografico. Quindi a un certo punto avevo un'offerta abbastanza sostanziosa comunque di questa grossa azienda di consulenza, un'offerta fondamentalmente pari, andiamoci così, della startup, che comunque era già stata costituita. In realtà io già avevo deciso di lavorare per la startup, però comunque proprio a ridosso c'era questa dicotomia.
Tra l'altro mi è stato consigliato molto di assaggiare il settore delle startup da uno degli ospiti dietro le quinte. Mi ha detto, guarda, quando ti danno il computer aziendale, quando ti danno i benefit, quando ti riempiono di, non so, buoni pasto, queste cose, è un segnale che lì non ci devi andare. Mi ha detto così dietro le quinte, non dico chi è degli ospiti. Ah, se ti vado, io che ho provato tutto, diciamo, tutte le varie strade, quello che ti consiglio è vai nelle startup. C'è molta più... come dire, c'è spazio alla creatività, non ci sono dinosauri fondamentalmente, non ci sono cose che si sono sempre fatte così, quindi c'è molto più spazio alla creatività, puoi spingerti di più, puoi dire la tua, non sei incastrato in un grosso puzzle, ok? Effettivamente questa cosa mi è sempre rimbombata in testa, tant'è che quando mi si è presentata l'opportunità di iniziare a lavorare in una startup ero molto entusiasta, tra l'altro anche con un buono stipendio e con una buona posizione, anche perché, ripeto, sono responsabile del mio settore, no? Ora, a proposito di questo, un conto è arrivare in una nuova azienda, tra l'altro io ho mai lavorato in azienda prima d'ora perché lavoravo appunto in ricerca, quindi va bene, ho fatto esperienze, però comunque il lavoro in azienda è diverso da quello che lavoro negli enti pubblici, nell'università e cose varie, sono ritmi diversi soprattutto. Un conto è arrivare in una nuova azienda, essere affiancato dai colleghi, avere un manager, magari anche bravo, se sei fortunato ti fa anche da mentore, allora tutti insieme ti accompagnano fino a essere autonomo, no? Fai l'onboarding, no? Si chiama così, penso. Un altro conto è invece arrivarci già da manager, cioè da responsabile, dover tenere tu le redini di determinate situazioni, quindi anche molto, molto delicate, tra l'altro. Questa è la prima cosa. Quest'ultimo punto, cioè il fatto di arrivare da manager, poi si divide in altri due punti. Cioè, perché un conto è arrivare in una startup che già magari è avviata, magari uno, due anni, comunque già ci sono certe dinamiche già iniziate, quindi c'è un minimo di infrastruttura, quindi guarda, qua abbiamo questi dati, vediamo cosa dobbiamo fare con questi dati, no? Magari già sei anche affiancato a un'altra figura, a un altro responsabile, quindi trovi già il database, magari l'infrastruttura, uno storico, delle strategie scartate, altre validate. Un conto invece è quando la startup è stata costituita ieri e tu inizi, cioè, ok, iniziamo a lavorare, giorno zero, benissimo, che facciamo? Va bene, forza, cioè, non è che puoi fare analisi, non è niente, zero, zero totale, ci sono soltanto le idee, si devono prendere, riordinare e capire, cioè, io devo analizzare i dati, perché poi comunque in una startup non è che l'head of data fa il dirigente, fa il direttore d'orchestra, l'head of data è un data scientist, perché, cioè di chi lo fa l'head of data se non ci sono gli altri data scientist, no? Quindi io sono principalmente un data scientist, ho soltanto qualche responsabilità in più nella pianificazione, non data scientist sul campo. Quindi va bene, abbiamo queste idee, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere i dati, ok, quali dati? Ok, questi dati, da dove li prendiamo? Li prendiamo da qui. Ma da come li prendiamo? Si può fare scraping da questa fonte? No, perché ti bloccano il bot. Ci sono delle API ufficiali? Sì, ok, utilizziamo le API. Come si usano le API? Non le ho mai utilizzate. Andiamo a studiare come si... Un delirio, cioè, quindi partire da zero sicuramente è molto, molto impegnativo. Quindi sindrome dell'impostore ai massimi livelli. Detto così... Cioè, dici, ok, mi hanno messo qui, però io la maggior parte delle cose che mi stanno chiedendo non le ho mai fatte, non sono in grado di farle. Quando invece, comunque, se sei una persona che comunque ha un minimo di esperienza, comunque avevo 2 anni e mezzo di esperienza, appassionato di tecnologia, ho parlato con 20 professionisti del mio podcast, ok, che mi hanno più o meno detto dove andare a parare, impariamo a farle queste cose, ok? Quindi, sindrome dell'impostore, però, ok, darsi da fare, il cervello funziona, andiamo... scopriamo, cioè discovery e impariamo nuove cose, quindi da questo punto di vista ambiente super stimolante, super stimolante. Non ho provato l'altra parte, però non penso che un'azienda di consulenza che mi faccia toccare vari progetti sia molto più stimolante di questa cosa qui, dove praticamente devi andarti a scoprire le cose da solo, ok? Quindi secondo me da questo punto di vista molto stimolante, diciamo che buttarsi senza paracadute è sempre un po' la cosa migliore poi per imparare, per dare veramente il 100%. Quando sai che la cosa dipende interamente da te, sarai sempre portato a dare sempre di più e a dare il massimo di quello che puoi dare. Quindi è assolutamente una cosa straformativa in qualsiasi ambito. Cioè, proprio uscire dalla comfort zone, che è tanto una cosa che si dice un po' da guru, però è proprio la verità.
alla fine la cosa che ti scegli, la cosa che ti mette più a disagio, che credo che tra le due fosse quella che ti mettesse più a disagio, cioè proprio a livello di impegno. Sì, diciamo che sì, scusami, diciamo che a livello, cioè, la dicotomia era andare a lavorare in sede a Milano o lavorare full remote per una startup, quindi azienda strutturata ma in sede, o startup, quindi territorio completamente sconosciuto ma full remote, quindi c'era vantaggi e svantaggi, pro e contro di ognuno. Ovviamente io che sono pigro di natura, da remoto, full remote ovviamente, no, vabbè, non ho scelto tanto per quello, ma anche per quello, perché comunque lavorare a Milano, anche se la RAL è uguale, 10k l'anno te li bruci soltanto per mangiare fuori, no, vabbè, l'affitto è cibo, insomma, a Milano si conosce la vita, no? Sì, sì. Non dico niente di nuovo. Mentre adesso posso lavorare da dovunque, ho lavorato anche da Milano per questioni personali, ma per adesso sono in Sicilia, a casa mia, quindi diciamo comodità ai massimi livelli. Tutto il team è delocalizzato, quindi è tutto a remoto, no? Diciamo, siamo nati giovani, andiamoci così. Però appunto altre difficoltà, diciamo altre responsabilità che si sentono, quindi si sente il peso di queste cose, è appunto il fatto di essere in una startup, che fondamentalmente il budget in una startup è limitato, non è Amazon dove che se spendono un milione così vabbè, non fa niente, cioè il budget stampato da qualche parte è come una spada di Damocle che pende sulla tua testa ed è come un timer che scorre, perché se numeri a caso, no? Se hai 200k di budget, no? E ogni mese escono 10k di stipendi, se prima di 20 mesi non hai superato il break even, insomma non ti sei messo a regime, ovviamente sto semplificando molto, cioè, avete chiuso, cioè, quindi insomma questo, il fatto del budget comunque limitato, è molto molto pressante. E in più c'è poi il fatto di essere responsabile di un settore, perché è un'azienda tutta molto data driven, è un'azienda basata sui dati, sul machine learning, sull'intelligenza artificiale, sugli algoritmi. Quindi diciamo che il mio lavoro lì è un po' il fulcro della startup, che poi si va a unire ovviamente con gli esperti di business, gli esperti del settore discografico. Però chiaramente l'intero team ripone fiducia in te, e c'è quella paura di deludere sia i tuoi colleghi che gli investitori di maggioranza. Io ho una piccola quota di questa startup perché sono dal giorno zero, ma non sono un investitore, cioè non ho nulla in questa startup alla fine. Però sento una grossa, grossa responsabilità, magari centinaia di migliaia di euro che, cioè, appoggiati sulle mie spalle, cioè non è, magari l'investitore ti dà la pacca sulla spalla e dice, oh, mi raccomando, no, facciamo le cose per bene, ok, sì, però siamo un secondo, cioè la pressione non è indifferente, sì. questa cosa qui. E poi nelle aziende di prodotto devi avere a che fare anche con i clienti, quindi quando poi cominciano ad arrivare i primi clienti, mentre si continui a sviluppare la tecnologia da un lato, devi anche rendere conto ai clienti, devi anche accontentarli, risolvere i problemi. Quindi insomma, tante cose, però è stimolante rifare la stessa scelta. E probabilmente, se dovesse andare male questa startup, probabilmente per chi mi sta ascoltando ho fatto il gesto delle corna. Fondamentalmente credo che potrei riandare a lavorare in un'altra startup, anche dal giorno zero, cioè veramente super stimolante. Sì. No, dai, penso che questa puntata in generale sia tutto un po' uno stimolo, tanti input diversi, e diciamo, come vi siete accorti, no, abbiamo scelto di chiudere un po' questa stagione dando molti input sulla nostra esperienza, che poi di riflesso possono essere utili a voi. E quindi io direi, prima di chiudere, magari di fare un giro, ma senza dire dimmi il libro che ti piace o il film che ti ha ispirato, ma magari dando un qualcosa riguardo a quelli che sono i nostri input, magari, che può essere qualsiasi cosa, un input che potresti regalare o che ti ha aiutato tanto nell'ultimo periodo, in modo da, diciamo, fare un level up riguardo a quelli che sono magari gli interessi, avere un punto di vista diverso, non lo so, se avete capito cosa intendo, ecco. Allora, io non ho capito benissimo, penso che mi stia chiedendo un libro, un film, podcast, qualsiasi cosa. Ok, allora di libri ne posso consigliare quanti ne volete, sia lato data science, statistica, quello che è, ma anche lato un po' motivazionale. Ma io consiglio di andare a visitare direttamente la mia biblioteca digitale sul mio sito web, giuseppedecialucido.it/libri. Mettiamo il link. Metterete il link in descrizione, chiaramente.
in cui appunto listo tutti i miei libri, li suddivido in macro categorie, quindi sono anche facili da skimmare, e ho evidenziato in grassetto quelli che consiglio maggiormente, quindi su questo diciamo che se devo consigliare dei libri in particolare, proprio perché sono uno statistico, comunque affezionato alla probabilità, consiglio vivamente La collana di Nassim Taleb, La collana incerto, che sono 5 libri, tra cui Il cigno nero, che è il libro forse più famoso. In particolare, Giocati dal caso, Il cigno nero e Antifragile, capolavori, che si possono leggere anche se non si hanno competenze di statistica, probabilità, cose varie, però se si hanno quelle competenze, se si capisce anche la parte tecnica e l'appendice, perché l'appendice di questi libri è super tecnica, con le dimostrazioni matematiche e statistiche, se si capisce questa parte, sono veramente libri eccezionali. A me mi hanno cambiato la vita, se lo devo dire. Mm-hmm. Dopo un altro libro bello, si chiama Super Thinking, che è il grande libro dei modelli mentali, serve per la vita proprio, bellissimo, bellissimo, una sorta di manualone di modelli mentali utili da adottare e anche quelli da scartare, ovviamente. Poi a livello di podcast c'è un podcast che si chiama Data Driven People, che è bellissimo, tra l'altro fatto da un ragazzo molto in gamba. Vabbè, come podcast ovviamente guardatene più che potete, cioè quando avete tempo andate a camminare, fate sport, così ascolterà la musica, magari ascoltatevi un podcast di Data Science, un podcast diverso, quello di Data Pizza ovviamente, quello di Professione AI con Daniele Mingolla, che fa un ottimo lavoro. Ascolta, c'è anche quello di Italian Association of Machine Learning, è sempre difficile da dire, che è partito prima di noi addirittura, è partito verso dicembre 2020, quindi in realtà io non ero il primo, ma non lo conoscevo quel podcast, anche ha un taglio diverso dal mio, quindi comunque non è che si sovrappongono, sono tutti complementari fra di loro. Vabbè, io me li sono ascoltati tutti, cioè tutti, okay. Sia il tuo tutto, sia il loro tutto, qualsiasi cosa che c'era ho ascoltato, quindi anche loro sono molto bravi. Non volevamo copiare. Ascoltatene a mai finire. Poi, vabbè, a livello di film, dico uno che non c'entra niente, ma che secondo me è un capolavoro, Interstellar, così, giusto per... Buttalo. Lo butto lì sul tavolo. E niente, poi vabbè, visitate il mio sito web, troverete sicuramente qualche spunto, sia i miei libri, quelli che consiglio io, che quelli che hanno consigliato gli ospiti al podcast nella sezione dedicata. Top, perfetto. Così lasciamo un po' di input, perché dato che non potranno più ascoltare le puntate di Data Pizza, perché per un po' si ferma, avranno qualcos'altro da ascoltare. Esatto, festa agosto senza Data Pizza, come si fa? Esatto, anch'io vi ascolto, cioè, ci mancherebbe altro, io me l'ascolto tutte le puntate del vostro podcast, cioè ci mancherebbe. C'è il tifo, anche grazie, a commentare, metti curicini. No? Voglio dare un consiglio un attimo che non riguarda film, libri, eccetera, eccetera, ma una cosa che nell'ultimo periodo mi ha svoltato abbastanza, che è Twitter, nel senso in Italia nessuno lo usa, ma se voi vi create un profilo Twitter potete scegliere veramente dei macro argomenti che possono essere data science, startup, economia, e l'intelligenza artificiale ormai di Twitter è potente e vi crea un feed con notizie di tutti questi ambiti, ma che sono veramente senza filtri, cioè da Elon Musk che scrive quello che scrive a tutti gli altri esperti, da Naval a tante altre persone che abbiamo già citato, ma comunque anche persone nuove, input nuovi, che in pochissime frasi vi dicono magari dei consigli, dei suggerimenti a libri, cioè è un feed infinito di input, e questa cosa è molto interessante anche perché vi catapulta in un mondo internazionale dove la lingua ovviamente è inglese e vi può dare degli spunti diversi da quelli che sono il panorama italiano, e quindi lo consiglierei molto, proprio perché con poco sforzo, un profilo vuoto, voi potete già avere tantissime info che vi arrivano. E visto che nulla. Ci siamo, da un consiglio anch'io. Vai. E che è un consiglio molto più generale, non è un consiglio specifico, però è il consiglio di non verticalizzatevi solo su una cosa, anche se è nel vostro interesse, non pensate che tutto il resto sia inutile o sia stupido, quindi ascoltatevi un podcast che non c'entra niente con quello che fate, ascoltatevi qualcosa di diverso, perché essere orizzontali nella vita, nelle connessioni mentali che si creano tra le cose, vi porta un valore aggiunto inestimabile, che essere solo verticale su un argomento, anche se quello ovviamente anche nel mondo lavorativo è un super plus, essere straverticali su una cosa che è in voga, però proprio a livello mentale spaziate, tanto ascoltatevi quella cosa che non vi sareste mai ascoltati e cercate di trarne il meglio. Per esempio, un consiglio a caso, io ascolto molto il podcast Hacking Creativity, ma da tempo, da quando ancora prima di fare Data Pizza, queste cose qua,
così, non c'entra niente con data science, non c'entra niente con quello che studio, ma loro sono molto bravi e mi piaceva molto spaziare sulla creatività, il mondo della creatività in generale, e poi mi ha portato effettivamente dei grandi pro in data pizza, in quello che faccio e nelle persone che ho conosciuto. Dai, con questo consiglio possiamo anche chiudere definitivamente la puntata. Siamo andati per la stagione. È la stagione, esatto, pensando di rivederci a settembre-ottobre con un format tutto nuovo. Non facciamo spoiler, ma abbiamo bellissime idee. E quindi grazie Dejan di tutto, sia del supporto iniziale a Data Pizza, sia di aver chiuso la stagione, sia... Sono contentissimo di aver chiuso la stagione, veramente sono onorato. Cioè, veramente mi fa tantissimo piacere. Io spero di rivedervi più che altro di presenza, non in podcast, cioè, sì. Dobbiamo rivedere prima o poi, no? Una vacanza in Sicilia, dai. Altri 5 litri di birra, come abbiamo fatto in Avigli, no? Quindi così, dai. Allora, niente, buona giornata, buona estate a chi ci buona sta estate. Ascoltando e alla prossima. Buona estate, ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, ciao.